Una panchina bianca in onore delle vittime della strada è l'iniziativa in programma sabato 30 luglio a Silla di Sassano alle ore 19 dopo la celebrazione eucaristica che si terrà presso la chiesa della Beata Vergine di Pompei. Si terrà infatti l'inaugurazione e la benedizione della panchina bianca. La panchina sarà installata nello spazio antistante la chiesa di Silla di Sassano. L'iniziativa nasce su proposta di Bike Tour Cilento di Annalia Cutolo, della Associazione Napoli Pedale della Fondazione Michele Scarponi con il patrocinio del Comune di Sassano. L'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Domenico Rubino, ha inteso raccogliere la proposta per ricordare le vittime della strada, auspicando che sia solo l'inizio di tante altre iniziative su un tema che drammaticamente ha coinvolto negli anni la comunità sassanese. Si punta, attraverso la presenza simbolica di una panchina bianca, a diffondere ogni giorno la necessità di ricordare che ci sono troppi soggetti deboli in strada, tra pedoni, bambini, anziani e ciclisti, che purtroppo pagano con la vita e con infortuni gravi il mancato rispetto delle regole a causa delle sistematiche violazioni del codice della strada. Inoltre, il segnale che si vuole lanciare con questa iniziativa è quello di massima attenzione e cautela alla guida, non distraendosi con i telefonini ed altre azioni che potrebbero indurre il conducente a provocare incidenti. Singolare la scritta posizionata sulla panchina: questa panchina bianca ti accoglie per farti riposare, ma anche per farti pensare. È bianca perché le vittime di violenza stradale sembra che non le veda nessuno. È un invito a provare empatia con chi ha vissuto le conseguenze di questo trauma. Ognuno di noi può fare la sua parte, basta morti in strada. L'iniziativa Panchina Bianca è nata per essere di tutti coloro che vogliono diffondere il messaggio della sicurezza stradale per i soggetti deboli.